questa è la continuazione del percorso che a Piazza Sant'Ospite abbiamo iniziato il 4 gennaio lanciando delle proposte concrete per migliorare Firenze. Quindi ripartiamo facendo il monitoraggio del territorio da Piazza Santo Spirito con il tema di Piazza Santo Spirito e dei fuochi d'artificio che abbiamo deciso di aggiungere, e poi passeremo alle Cascine e alle altre zone. Allora, Santo Spirito è una piazza che storicamente rappresenta Firenze, è una piazza in cui ci si diverte anche in modo sano, ma è una piazza che ha delle particolarità. Quindi abbiamo presentato, lo troverete su antoninocaponnetto.it, un report con delle proposte strutturate, perché la sicurezza va fatta in modo strutturato, non ha colore politico, non è di sinistra, non è di destra, però è una cosa che deve essere trattata in modo non superficiale, né come slogan, né come tabù. E abbiamo presentato delle proposte che guardano al trattamento delle dipendenze, al trattamento del disagio, alla proposta dei DASP urbani, a tutta una serie di pacchetti che servono. All'interno c'è la marciapiede con dei presidi mirati nel momento in cui servono nel territorio. Santo Spirito non è solo l'apertura dei bagni serali che bisogna, ma Santo Spirito invece ha bisogno di una strategia di fondo. Nel nostro report c'è anche la questione del gestire la notte invece che del subirla, che è tutta una serie di cose importanti. Poi trattiamo il tema dei fuochi d'artificio, perché Firenze dell'ultimo anno ha registrato su 360 giorni circa 280-300 fuochi d'artificio bombe carta. Abbiamo già un precedente del 2021 finito negli atti giudiziari, il 2021-2022 è finito negli atti giudiziari, e quindi dobbiamo stare molto attenti anche lì a monitorare. Abbiamo degli strumenti efficaci, fra cui le control room, per monitorare il territorio. Si tende a sottovalutarlo perché non siamo abituati ad avere i fuochi d'artificio e quindi spesso ci si autoillude che sia solamente una festa. Perfetto, valutiamo quante sono di questi 300 fuochi d'artificio feste e quanti sono altri tipi di messaggi. Solitamente dietro i fuochi d'artificio ci sono gruppi narcos, droga che arriva, prepotenza criminale, oppure ci può essere semplicemente arroganza di un gruppo che decide a voglia di sparare i fuochi d'artificio e le spalle.